Il primo canale YouTube, Dino Tinelli, ha cambiato veste e nome rinnovandosi in Canal 104 Plus. Il secondo canale è sempre e rimane sempre con lo stesso nome, Dino Tinelli. Per le vostre ricerche fate uso del punto di riferimento indice alfabetico dal sito web www.tinelli.eu, perché oltre ad essere costantemente aggiornato, all'inizio della pagina suggerisco vecchi video che hanno sempre tematiche interessanti e altri video che per ovvie ragioni delle linee guida del regime non si possono pubblicare sui due canali che ho appena citato. Il libro Il Risveglio è sempre in pronta consegna e vi invito a giocare a chi cerca trova nella home di www.tinelli.eu. Se cercate, riuscite a scaricare la copia omaggio in bassa risoluzione. Cerca, cerca, trova, trova. Collaboro sempre con l'esclusivo Canal 104 Plus Telegram, dove vi invito a prendere visione delle tematiche decisamente importanti e, ma solo se vi va, è gradito anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè. Ftalati e bisfenoli sono ora diffusi nei prodotti alimentari comuni, guidando silenziosamente l'epidemia di malattie croniche. L'epidemia di malattie croniche in America può essere ricondotta a specifici contaminanti presenti nell'approvvigionamento alimentare. Questi contaminanti hanno un impatto negativo sulla segnalazione ormonale, sulla produzione di energia cellulare, sullo sviluppo sessuale, sullo sviluppo neurologico e sull'espressione genetica. Alcuni dei contaminanti più dannosi presenti negli approvvigionamenti di cibo e acqua includono vari tipi di prodotti chimici plastificanti. Queste sostanze chimiche, vale a dire ftalati e bisfenoli, vengono utilizzate per rafforzare la durabilità della plastica, ma rappresentano anche un pericolo silenzioso per la salute umana. Un rapporto del gruppo No Profit Consumer Report ha rilevato questi prodotti chimici plastificanti in 84 degli 85 prodotti alimentari testati. Questi prodotti chimici plastificanti sono collegati al diabete di tipo 2, all'infertilità, all'immunosoppressione, al cancro, ai disturbi cardiovascolari e a molte altre malattie e condizioni croniche. I prodotti chimici plastificanti stanno silenziosamente guidando l'epidemia di malattie croniche. Consumer Reports ha testato 85 prodotti alimentari comuni provenienti da 11 categorie, che includevano bevande, condimenti, cereali, latticini, carne, fagioli in scatola, frutta e verdura confezionata, frutti di mare, fast food, pasti pronti e alimenti per l'infanzia. Dei campioni analizzati, il 79% conteneva livelli preoccupanti di bisfenoli e il 98% dei campioni conteneva ftalati. Sia gli ftalati che i bisfenoli sono interferenti endocrini. Una volta all'interno del flusso sanguigno, queste sostanze chimiche interferiscono con la produzione, la segnalazione e la regolazione di ormoni sani. Nei maschi, gli ftalati danneggiano direttamente la motilità e la concentrazione degli spermatozoi. Nelle donne, le sostanze chimiche causano pubertà precoce, disfunzione ovarica e tumori nel sistema riproduttivo. Nei bambini, il bisfenolo A, chiamato BPA, danneggia il cervello e le ghiandole prostatiche, alterando il comportamento umano. In uno studio, i bambini in cui i corpi non riuscivano a disintossicarsi dal BPA avevano maggiori probabilità di soffrire di autismo e disturbo da deficit di attenzione, iperattività. Negli ultimi 10 anni, i gruppi di difesa della salute umana hanno svolto un ottimo lavoro nel sensibilizzare sugli effetti dannosi del BPA e i produttori di plastica si sono sempre più allontanati dall'uso di questa sostanza chimica. Tuttavia, i produttori di plastica utilizzano sostituti dei plastificanti simili, come il BPS, che causano problemi di salute simili al BPA. Consumer Reports ha notato che il livello di bisfenoli era notevolmente inferiore rispetto ai test di laboratorio per il BPA effettuati nel 2009, quindi ci sono stati progressi nel mitigare questa sostanza chimica. Tuttavia, questo è solo uno dei plastificanti chimici e ci sono molti sostituti e ftalati ugualmente tossici che permeano la fornitura di alimenti, bevande e cosmetici. Consumer Reports rileva che gli ftalati sono diffusi in molte categorie di consumatori. La lotta all'epidemia di malattie croniche richiederà una revisione delle buone pratiche di produzione negli Stati Uniti e nel mondo, compresi miglioramenti nei sistemi di analisi di alimenti, bevande e cosmetici per i noti interferenti endocrini.
I cambiamenti dovrebbero implementare soglie di concentrazione chimica più rigorose per stare al passo con le ultime scoperte scientifiche e le agenzie di regolamentazione dovrebbero sostenere gli sforzi dell'industria nel ripulire l'approvvigionamento alimentare per il miglioramento della popolazione.